caro saluto agli amici dell'arte. Riprendiamo il nostro viaggio alla scoperta dei capolavori del Romanticismo per parlare del Bacio, un dipinto a olio su tela di Francesco Hayez, realizzato nel 1859 e conservato alla Pinacoteca di Brera a Milano. Il titolo del dipinto per intero è Il Bacio, episodio della giovinezza, costume del secolo XIV. E l'opera fin da subito divenne un'icona del Romanticismo italiano, tanto che Hayez ne dipinse tre repliche ulteriori tra il 1859 e il 1861, che oggi fanno parte di collezioni private. Fu il conte Alfonso Maria Visconti a commissionare il dipinto all'artista per creare un simbolo di patriottismo. Infatti Hayez frequentava i circoli indipendentisti dell'epoca ed era molto apprezzato da Giuseppe Mazzini, che lo definì il capo della scuola di pittura storica che il pensiero nazionale reclama in Italia. Tutt'oggi viene considerato un pittore simbolo dell'unità d'Italia, un po' come Alessandro Manzoni lo è in campo letterario. Hayez fu pittore dell'età napoleonica, artista in grado di interpretare le istanze del Risorgimento, ma col tempo di godere anche della stima del governo austriaco, fatto che gli attirò un po' di critiche, del resto non era un pittore rivoluzionario. E questo suo impegno civile spinse Hayez a utilizzare mezzi espressivi facili da leggere e da interpretare. Ecco che dunque nel Bacio la scena rappresentata è estremamente semplice. Infatti vengono dipinti due amanti travolti dalla passione amorosa mentre si salutano prima della partenza. I due volti si intravedono appena, sono in gran parte coperti dal cappello dell'uomo. E questo fa in modo che l'attenzione dello spettatore non sia distolta e si concentri sul gesto dei protagonisti. Infatti, l'uomo che bacia e che accarezza dolcemente il viso della sua amata si trova nella posizione di chi sta per andarsene o di chi sta scappando. Lo si percepisce dalla posizione del suo piede sinistro, appoggiato sul gradino, già pronto per salire le scale ad andare via. Probabilmente lo attende una battaglia. Si nota infatti anche un coltello legato alla cinta e la donna non lo trattiene, sembra avere estrema fiducia in ciò che attende il suo uomo. Infine, a sinistra, nel buio, si proietta sul muro quella che pare essere l'ombra di una sagoma umana. Alcuni storici hanno interpretato questa ombra come la presenza di una spia austriaca che sorveglia i due giovani. La presenza di quest'ombra alimenta una sensazione di tensione, di concitazione. Probabilmente i due amanti si sono incontrati di nascosto e rischiano di essere scoperti. Notiamo poi che la scena si svolge all'interno di uno scenario medievale. I due amanti si trovano infatti nell'androne di un castello. D'altra parte consideriamo che per l'intellettuale dell'Ottocento il Medioevo racchiude i valori spirituali del cristianesimo, che i romantici ritengono basilare per ritrovare una coscienza e per stimolare i sentimenti eroici. E poi questo escamotage permette ad Hayez di dare una collocazione storica diversa rispetto ai fatti riferiti che invece del suo tempo, per non essere accusato dal nemico austriaco di cospirazione. Siamo infatti nel 1859 e la seconda guerra di indipendenza apre le porte all'unità dell'Italia. Vittorio Emanuele II e l'alleato, l'imperatore francese Napoleone III, erano entrate trionfanti a Milano 3 mesi prima, ottenendo in questo modo l'indipendenza dalla Lombardia degli austriaci. Possiamo dunque dire che l'opera di Hayez rappresenta l'alleanza franco-italiana contro il nemico straniero, cioè contro l'impero asburgico, che spera di sconfiggere, nella consapevolezza però che solo con l'abilità e la discrezione sarà possibile raggiungere lo scopo e quindi l'unità d'Italia. I colori usati per le veste, l'azzurro, il rosso, il bianco e il verde, richiamano le bandiere delle due nazioni che hanno combattuto uniti nella battaglia per l'indipendenza. L'immediato e straordinario successo dell'opera spinse l'artista a realizzare altre copie, come ha detto già in precedenza, e a testimonianza della sua eccezionale fortuna popolare ritroviamo l'opera citata in altri dipinti, come ad esempio in Triste presentimento di Gerolamo Induno, dipinto appena 3 anni dopo il Bacio, dove notiamo, nella stanza della protagonista, una sua piccola riproduzione appesa alla parete. L'opera fu poi acquistata dalla Pinacoteca di Brera nel 1887 e ad oggi è ancora esposto.